mi sposto così. Ok, allora ti leggo la motivazione, poi una domanda per te. Per la sensibilità e la compiutezza con la quale l'attrice ha interpretato la protagonista femminile, sviluppandone il carattere in maniera eccellente, rifuggendo da facili stereotipi ed evidenziandone la figura di Edda Ciano, una fragilità bilanciata da uno spirito forte e indipendente. Sei stata molto brava in questo film e immagino non fosse facile l'approccio al personaggio, perché ti ho visto che parli macchina, poi comunque a volte hai una recitazione che sembra quasi come uno stranimento, Brecht, insomma. Quindi mi domando quanto è stato difficile il lavoro sul personaggio e come ti sei mossa. È stato molto più difficile, sono molto contenta che abbiate dato attenzione a questo che è un film documentario, per cui non mi aspettavo di ricevere un premio, però è molto importante per me, per noi, perché è giusto che si facciano anche attorialmente delle esperienze del genere. Io ringrazio per questo Vilma, che ha sempre la forza di sperimentare e di fare la rivoluzione. Quindi grazie. Sì, bravissimo. Allora no, rimanete qui un altro nanosecondo perché c'è ancora un premio. Premio per i migliori costumi che va a Metella Raboni. Ti vuoi mettere vicino a loro così? Allora, per aver reso i protagonisti uguali alle immagini storiche dei personaggi che abbiamo visto e letto sui libri e che fanno parte dell'inconscio collettivo, contribuendo in maniera fondamentale alla caratterizzazione degli stessi attraverso gli abiti. Adesso io non mi ricorderò mai dove siamo arrivati. Miglior film, allora ci siamo, un attimo. Eccolo, l'ho trovato, miracolo. Allora, la regista e protagonista di questo film purtroppo non può essere con noi, però noi le facciamo lo stesso un grande applauso, vince il premio per il miglior film romantiche di Pilar Fogliato. E leggiamo lo stesso la motivazione. Un'opera prima che, puntando sul grande schermo un quadro di donne tutte distanti tra di loro, testimonia una contemporaneità che passa da un'esagerazione ad un'altra, lasciando, oltre le risate, un retrogusto amaro. Perché il cinema è questo, farci guardare la realtà da un punto di vista sempre nuovo. E il film ha vinto anche un altro premio. Che va a Levante, che non è potuta essere qui con noi per motivi di lavoro. Non so se c'è un video, non c'è un videomessaggio, vabbè, leggiamo la motivazione però. Per il brano intitolato Leggera, perfettamente integrato con le storie delle quattro protagoniste, dipinte in musica e immagini con i colori del sogno, del coraggio e dell'intraprendenza, che regalano alla donna il successo di sapersi raccontare con eroica leggerezza. Il migliore documentario vince il premio Good Morning Tel Aviv di Giovanna Gagliardo. Un bel applauso. Eccola, aspetta, ti diamo il premio. Ecco, allora leggiamo la motivazione. Per il racconto compiuto ed illuminante nella suggestiva forma di un affresco polifonico di una città che, pur essendo tra le più presenti al mondo nella narrazione dei media, è in realtà molto poco conosciuta nella sua dimensione di metropoli moderna e innovativa e all'avanguardia nella tutela dei diritti civili. Tel Aviv è la città che non dorme mai, è la città più smart fra le capitali del Medio Oriente, quindi quando è nata la voglia di raccontarla? E poi sì, è una città super moderna, ma ha anche un forte legame con il passato. E allora, quando è nata quando ci sono andata per la prima volta e quindi mi sono innamorata
guardata e sono rimasta seduta di quella storia che, come hai detto bene tu, è soprattutto l'ottima motivazione, ha detto che pochi conoscono, e io stessa, che sono molto presuntuosa e credo di sapere un sacco di cose, non lo sapevo. E quindi scoprirla è stato un grande piacere, una grande gioia, un'iniezione di vita meravigliosa. È una città piena di giovani, è una città piena di iniziative, è una città molto cosmopolita, molto tollerante, molto diversa dall'idea che spesso abbiamo di quella città e di quel paese. Questo mi fa molto piacere dirlo, specialmente in questo periodo e in queste settimane difficili per questo paese, per quei territori. E posso aggiungere che sono molto felice di ricevere questo premio, sono molto felice e ringrazio specialmente Maiotti, che è un amico di tutta la vita, e avendo sentito tutte queste dotte considerazioni sul cinema femminile, sulle donne, sul loro coraggio, sul loro passato, eccetera, siccome sono molto ottimista e penso che il cinema lo salveranno le donne, non certo gli uomini, dai quali c'è poco da aspettarsi, consiglio a Maiotti di fare in futuro remoto il pianeta uomo. Perché secondo me, se mi inviti, quando farai il pianeta uomo avrò delle cose molto molto interessanti da raccontare. Quindi ti devi impegnare sin d'ora a primo a fare il pianeta uomo, due ad avermi come ospite fisso. Ti è chiaro? Comunque, a parte scherzi, grazie moltissimo anche alla giuria. E rimango qua fino a fine serata. Chi resiste può stare con noi. Comunque, lei ha fatto dei due documentari bellissimi, bellissimi e bellissimi. Io ti voglio veramente fare i complimenti. Adesso la fan esce e quindi hai saputo raccontare benissimo le donne. Adesso sì, ci vuole anche un pianeta uomo, però prendi che grazie volentieri. Allora, premio per la migliore fotografia a Roberta Allegrini per Morte e Vita. Consegna il premio. Glielo voglio dare, ma mi hanno detto consegna il premio, invece no. Consegna il premio. Allora, mettetevi vicino così se vi fanno una foto, intanto io leggo la motivazione. Per l'accuratezza con cui la fotografia accompagna la narrazione, dando un contributo fondamentale al documentario nel miscelarsi alle vie della protagonista Tel Aviv, valorizzandola e facendone cogliere appieno la doppia natura di città radicata nel passato ma proiettata verso il futuro. Complimenti. Aggiungere intanto un ringraziamento a questa donna straordinaria con un entusiasmo travolgente e mi porta sempre in nuove avventure, questa è una. E l'Istituto Luce, che ancora produce documentari, vorrei ringraziarlo. E Maura Cosenza qui in sala, che anche lei ci supporta in queste cose, e il mio, soprattutto il colorist di Cinecittà, che ha messo insieme immagini veramente. Abbiamo girato anche con l'iPhone, posso dire solo questo. Bravo. Pur di non perderci un istante notturno, diurno, all'alba, abbiamo girato con tutto quello che avevamo. E lui ha meravigliosamente omogenizzato tutto. Grazie. E adesso è arrivato il momento di consegnare il premio all'attrice dell'anno, che va a Alba Rohrwacher. Posso fare il coretto da stadio? Sì, posso fare. Ecco, glielo consegna però Laura Delli Colli. Allora, per aver caratterizzato con le sue eccellenti e vibranti interpretazioni nei film La Chimera, Mi fanno male i capelli e Finalmente l'alba,
una stagione cinematografica che l'ha confermata tra le attrici più duttili e preparate della cinematografia contemporanea, non solo nazionale, in grado come poche di costruire personaggi di peculiare umanità che arrivano con intelligenza e sentimento alle emozioni e al cuore degli spettatori. Volevo dire che mi pare un premio per un apripista, perché con tre film e i grandi premi che arrivano, questo piccolo grande premio ha segnato un bel debutto nel mondo dei premi. Quindi bocca al lupo. Grazie. Ho una domanda per te, appunto qui vengono, ci sono la chimera e mi fanno male i capelli e finalmente l'alba. Quello che mi piace moltissimo di te è la tua versatilità. Perché ogni volta che c'è un personaggio diverso, e tu hai interpretato personaggi veramente di tutti i tipi e con tutti i caratteri, riesce sempre a fare qualcosa di diverso. E questo è molto bello. Quindi mi piacerebbe chiederti come scegli appunto i tuoi ruoli, che cosa cerchi in un personaggio, cosa devi avere per farti dire sì. Allora, intanto ringrazio moltissimo Franco Mariotti. Ringrazio la giuria, ringrazio moltissimo Laura e ringrazio Roberta Torre che è qua, perché mi fanno male i capelli, è stato un viaggio molto importante nella visione di Roberta e anche nella possibilità di sperimentare e trovare dentro un personaggio qualcosa che sorprendesse anche me. Come scelgo i personaggi non lo so, diciamo, quello che mi piace di un personaggio è la capacità di osare, e quindi anche io attraverso quel personaggio oso, e quindi scegliendo oso e non ho mai paura, quindi sono anche un po', diciamo, mi prendo la responsabilità di un rischio, forse perché il rischio in quel momento non lo vedo. E quello che poi mi torna indietro, come appunto per Mi fanno male i capelli, anche per gli altri due film che hai nominato, che sono Finalmente l'alba e la chimera, è molto. E quindi è, diciamo, il rischio è valsa la pena. Rimani qui con me perché abbiamo un altro premio, sempre legato a uno di questi tre film, ed è il premio migliore regia autrice che va a Roberta Torre per Mi fanno male i capelli. E io leggo la motivazione, ecco, mi sposto così vi fate un po' di foto. Per la grande potenza evocativa che la regista è riuscita a realizzare attraverso un'opera originale che da una quotidianità ordinaria è capace di trasportarci nello straordinario, generando una piacevole empatia con il personaggio principale. E Roberta, complimenti veramente per questo film. E allora ti chiedo perché la protagonista, insomma, del film, che ha perso la memoria, insomma, ritrova un senso identificandosi con i personaggi interpretati da Monica Vitti. Quindi ti chiedo perché Monica Vitti, e il cinema qui è risolutivo in un certo senso, perché la protagonista trova un po' di consolazione in questo suo, appunto, identificarsi con i personaggi interpretati da Monica Vitti. Quindi è anche un omaggio al cinema, una celebrazione del cinema come sogno, come riscatto. Tanto grazie per questo premio, grazie a Franco che adoro da sempre, grazie alla giuria. E dunque la domanda era, sì, in effetti la protagonista perde la memoria ma riacquista la memoria del cinema, e questa è una magia, un miracolo direi, che credo che per tutti noi valga, nel senso che tutti noi talvolta abbiamo perso la memoria ma davanti a un film abbiamo acquistato per qualche ora la memoria di quel personaggio. Quindi mi sembrava un bel viaggio da fare insieme ad Alma, e mi sembra che in qualche modo ce lo siamo concesse e abbiamo avuto un bel miracolo insieme. Rimanete con me.
me, perché c'è ancora un altro premio, il premio per il miglior trucco ad Andreina Becagli. Eccola. Per essere riuscita a trasformare scena dopo scena attraverso il trucco, che inizialmente è un elemento evocativo, Alvaro Orbacher in Monica Vitti, scolpendone i tratti e creando un affascinante e magico gioco di specchi. Perfetto, ci siamo. Potete scendere. Mancano solo le menzioni speciali. Forse mi manca una pagina, per cui vi chiederò aiuto. Allora, cominciamo. Una menzione speciale va a Daniela Giordano per il cortometraggio Switch. Complimenti. Grazie. Per aver affrontato il tema dell'emancipazione femminile, proponendo il rapporto tra due protagoniste uguali e contrarie e privilegiando il ruolo dell'arte e della letteratura nei cambiamenti esistenziali. Grazie. Adesso il microfono. Allora, intanto grazie al premio, grazie Franco Mariotti. Voglio approfittare per ringraziare il cast che è in sala, Daniela Margherita, Lena Sebasti, Fabrizio Apolloni e lo straordinario anche direttore della fotografia Gianni Mammolotti, che è qui. Grazie. Per le cose che ci siamo detti, questo film parla di una cosa importante e per l'emancipazione e la libertà delle donne sono fondamentali le economie. E infatti queste donne poi si liberano nel momento in cui si trova il modo anche di utilizzare l'economia, perché non c'è libertà, c'è solo schiavitù senza l'economia. Grazie, complimenti. Tutti assieme. Allora, si foto? Allora, Sara Pastore per il cortometraggio The War. Ti leggo la motivazione. Sì, grazie. Vuoi dire no? Prima leggiamo la motivazione e poi si vuole. Okay. Per la sua attività di artista a tutto tondo, che eccelle nel canto lirico, nella recitazione e nella scrittura, forte di una personalità carismatica e magnetica che la rendono una presenza scenica di grande forza e rilievo, capace di una raffinata dimensione poetica, come dimostrato in questo cortometraggio. Grazie, troppo buono, grazie veramente. È stato grazie a Franco Mariotti, che ringrazio veramente con il cuore. E questo è stato il mio primo, diciamo, il mio primo esordio nella, diciamo, nella regia cinematografica con questo corto poetico musicale, e un inno alla pace, termina con questo inno alla pace, con la parola pace detta in tutte le lingue del mondo, in quasi tutte le lingue del mondo, inizia con l'armeno e termina con shalom, con l'ebraico, ma c'è l'ucraino, il russo, eccetera. Ed è all'inizio, fa vedere invece tutti gli orrori della guerra e soprattutto si sofferma sull'odio tra i popoli, che penso che sia purtroppo, ahimè, un tema molto attuale. Complimenti.